Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come conquistare le ragazze e gli aiuto a risolvere i loro problemi sentimentali. Se volessi saperne di più e volessi una consulenza dedicata con me, qua sotto in iscrizione trovi il link al mio sito internet rinascere.net dove puoi trovare le varie consulenze che offro, i vari pacchetti e prenotare quello che ritieni più consono per la tua situazione. Oggi parliamo di un tema interessante, come tutti del resto, equilibrio tra mistero ed espansività con una donna. Io credo che il perfetto connubio della persona che interessa, che attrae, sia appunto un equilibrio tra l'essere misterioso, ovvero non dare tutto subito, e l'essere espansivo, raccontarsi, aprirsi, che è una cosa che dopo, non all'inizio, piace alla ragazza perché si sente parte di qualcosa, si sente che tu ti stai aprendo con lei e questo le fa piacere perché le fa credere di essere degna della tua fiducia, del fatto che una persona magari misteriosa, cupa, un po' sulle sue, si apra con lei. E questa cosa la fa stare bene perché dice: ah, quindi io sono una delle pochissime, o forse l'unica, con la quale lui si è aperto, quindi mi dà fiducia, quindi sono speciale per lui. Tutto bene, tutto a posto, però va fatto dopo, non all'inizio perché altrimenti diventi il suo migliore amico. Ma ci arrivo. Perché devi mischiare queste due cose? Perché all'inizio una sana dose di mistero, che si traduce in non ti dico tutto, ma devi scoprirlo tu con calma, è molto bella, è molto positiva, è molto alla James Bond, che continuo a citare, perché James Bond è un top esempio di seduzione, di uomo seduttivo, perché è un uomo impenetrabile, è un uomo che ti dice solo le cose che vuole dirti, non sai tutto di lui, fino a che appunto non diventa tuo partner e si scioglie. Perché ti ha, diciamo, conquistata. Ecco, all'inizio devi essere così. Non devi dare tutto, non devi essere un libro aperto, non devi essere leggibile da chiunque, soprattutto dalla ragazza che ti interessa, ma devi essere misterioso sulle tue, devi dare le bricioline, esattamente come fa lei. Lei non si aprirà mai all'inizio con te fin da subito perché teme di essere ferita, essere lasciata subito, essere usata, non essere capita, essere presa in giro. Insomma, tutte paranoie che dovremmo cominciare ad avere anche noi, ma non nel modo negativo che ha una donna che tende a non fare per appunto tutelarsi, ma per tutelarsi sì, ma anche per strategia, per non dare tutto subito come fanno tutti gli altri maschietti, ragazzetti, eccetera. Dopo sì, va bene aprirsi, ma all'inizio dare quel contagocce, dare le bricioline e dopo pezzettino di pane, dopo l'intera pagnotta. Certo, sarebbe bello che anche fino alla fine rimanesse sempre un briciolo di non detto, qualche cosa che non sai, non riesci a decodificare della persona in toto. Quello tiene viva una connessione, un rapporto e la voglia di stare assieme. Il non sapere tutto tutto, ma un buon 98-99%. Avere sempre il sospetto anche, non la verità, ma il sospetto che ci sia qualcosa che non sai ancora di lui e questo tende a mantenere un legame, un desiderio di scoprirla. La ragazza all'inizio vuole scoprirti, vuole pensare di essere capace di, mi viene in mente plagiarti, ma non è quello il termine, di trasformarti, di conquistarti, di risanarti perché ti vede come un bad boy, no? E quindi l'idea di non esserci ancora riuscita, ma di potercela fare un giorno, la tiene più attaccata a te. Il desiderio di poterti cambiare, ecco. Sai che questa cosa torna spesso. In ultimo, per quello che riguarda l'espansività, questo va fatto quando la conoscenza è già un pochino più avanzata nel tempo, ovvero aprirsi e raccontarsi di più alla ragazza, quindi farla prendere anche per il nostro lato emotivo, le nostre paure, le nostre insicurezze. Quindi far vedere che sotto la scorza dura c'è una persona reale, con delle debolezze, perché non siamo perfetti, anche la persona più sicura di sé, io, tu o chi che sia, ha delle insicurezze, delle paure. Condividere con quella persona crea un legame più forte, crea un rapporto vero, se così vogliamo, non più superficiale ma profondo. Però, come già detto, va fatto dopo, perché all'inizio è un errore e si finisce diretti in friendzone. Questo è quanto. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione trovate il mio sito internet personale rinascere.net, dove ho riservato per voi i vari pacchetti e le varie consulenze per coloro che ne avessero bisogno. Ci vediamo in un prossimo video.